come diceva Antonio anche di sbagliare, no? E poco per volta diventa pensabile. E quindi come se fosse proprio la radice del nostro pensiero. Ma questo direi che... Infine, in relazione chiaramente alla soggettività, no? Alla vita del sognatore. Jung intravede o comunque ipotizza. Possono essere incarnati per poter essere pensati, vissuti, resi, reali.